La Sicilia, un gioiello incastonato nel cuore del Mediterraneo, ha sempre rappresentato un crocevia di culture, popoli e storie. Questa terra, baciata dal sole e cullata dalle onde, ha visto nascere e svanire civiltà, ha accolto migranti e ha dato i natali a grandi personaggi. Ma prima dell'arrivo, chi erano gli abitanti di questa isola? Chi erano questi popoli che hanno dato forma e identità alla Sicilia? Prepariamoci a un viaggio nel tempo, attraverso quattro periodi cruciali che hanno plasmato la storia dei siculi e di conseguenza l'identità della Sicilia. Scopriremo le loro origini, le loro lotte, i loro trionfi e il loro retaggio. Un viaggio che ci porterà nel cuore dell'antica Sicilia, alla scoperta di un popolo e di una cultura che ancora oggi risuonano nelle valli, nelle montagne e nelle coste di questa magnifica isola. La prima teoria ci parla di una migrazione dall'Italia continentale, originari della Sabina e della Campania. Immaginatevi tribù di siculi attraversare lo stretto di Messina, spinti dalla Calabria alla Sicilia intorno al 1200 a.C., forse a causa delle pressioni di popoli come i Sabini. Secondo questa teoria, i siculi si trasferirono nella parte orientale della Sicilia a partire dal secondo millennio a.C., sostituendosi gradualmente ai Sicani che vi abitavano precedentemente e che l'ebbero abbandonata in seguito all'eruzione dell'Etna. La denominazione Siculi, secondo questa teoria, proviene dal loro re, Siculo, discendente di Italo, monarca degli Enotri. Uno dei principali indizi a sostegno di questa ipotesi viene dal fatto che la loro lingua presentava alcune affinità con quella latina. Secondo Diodoro Siculo, uno storico greco vissuto nel primo secolo a.C., i Siculi occuparono la parte orientale della Sicilia dopo l'eruzione dell'Etna, spostando i Sicani verso l'ovest. Dionigi di Alicarnasso, altro storico greco, sosteneva che i Siculi fossero nativi del Lazio meridionale. Alcuni storici del XIX secolo, basandosi su questa affermazione, ipotizzavano per i Siculi un'origine non indoeuropea, simile a popolazioni italiche come i Liguri. Dionigi descrive i Siculi come i primi abitanti di Alba Longa, la città di Romolo e Remo. Furono poi espulsi da aborigeni e pelasgi dopo una guerra prolungata. Luoghi come Antemna e Fescennium, successivamente pelasgici, erano originariamente Siculi. Un'area di Tivoli, ancora chiamata Siculo, ospitava Siculi ai tempi di Dionigi. Gli aborigeni, divenuti poi latini, si estesero fino al fiume Liri. Secondo questa teoria, si afferma anche che i Siculi si sarebbero trasferiti in Sicilia dopo la caduta di Troia. Tuttavia, cita anche Ellanico di Lesbo, che colloca l'evento tre generazioni prima della guerra troiana. In cinque anni, due flotte avrebbero attraversato lo stretto, una di Elimi in fuga dagli Enotri e una di Ausoni respinti dagli Iapigi. Il loro leader, Sichelos, avrebbe poi dato il nome all'isola, stabilendosi vicino all'Etna. Dionigi sostiene che nemmeno i Sicani fossero originari della Sicilia, ma provenissero da una zona vicino al fiume Sicanos, in Iberia. Dopo il loro arrivo, la Sicilia, precedentemente chiamata Trinacria, sarebbe stata rinominata Sicania. Antioco di Siracusa concorda sul fatto che i Siculi, guidati da Sichelos, avessero legami con gli Enotri. Sichelos avrebbe avuto una connessione con Italos, forse come fratello, padre o addirittura come re dei Siculi. Ma c'è chi crede che i Siculi fossero figli della stessa Sicilia, nati e cresciuti sull'isola, testimoni di millenni di storia e tradizioni. Questa teoria si basa su antichi reperti e leggende locali. Questa ipotesi è avvallata anche da alcuni storici moderni. Altri ancora guardano all'Oriente, ipotizzando che i Siculi potessero provenire dai lontani Balcani o dall'Anatolia, attirati in Sicilia da somiglianze linguistiche e culturali. Secondo le ricerche dell'archeologo Alessandro Bonfanti, esperto di preistoria indoeuropea, i Siculi erano una popolazione di stirpe indoeuropea e di ceppo illirico. Intorno al IV millennio a.C., i Siculi erano un tutt'uno con altre genti illiriche stanziate nel centro dell'Europa, sopra il corso medio del Danubio. Questa teoria suggerisce che i Siculi, insieme ad altre genti illiriche, erano originariamente situati nel centro dell'Europa, in particolare nella regione del Danubio. E che dire dell'Africa settentrionale?
Alcune voci sostengono che i siculi potrebbero avere radici nordafricane, avventurandosi attraverso le onde del Mediterraneo per raggiungere la Sicilia. Infine, non possiamo dimenticare l'influenza dei fenici, navigatori e commercianti, che potrebbero aver lasciato il loro segno anche sulla cultura e sulle origini dei siculi. Di fatto le origini dei siculi sono avvolte nel mistero e ogni teoria porta con sé un pezzo di questa affascinante storia. La Sicilia, con il suo ricco mosaico di culture e popoli, continua a sfidare e ad affascinare gli storici, offrendo sempre nuovi enigmi da svelare. Prima di immergerci nella storia dei siculi, è essenziale comprendere il contesto in cui si sono sviluppati. La loro storia non inizia con il loro arrivo in Sicilia, ma molto prima, in un periodo chiamato Presiculo. Durante questo periodo diverse popolazioni hanno lasciato il loro segno sull'isola, ognuna contribuendo a tessere il ricco mosaico della cultura siciliana. Prima che i siculi mettessero piede in Sicilia, l'isola era già un crogiolo di culture e popolazioni. I Sicani, antenati diretti dei siculi, erano tra i primi abitanti, dando presumibilmente il nome all'isola. A loro si unirono gli Elimi, migrati dalla lontana Asia Minore, stabilendosi nella parte occidentale della Sicilia. Oltre a questi, diverse popolazioni indigene prosperavano in varie regioni dell'isola, ognuna con le proprie tradizioni e stili di vita. La Sicilia presicula era un insieme di villaggi e comunità, spesso situati in posizioni strategiche come colline o aree facilmente difendibili. Queste comunità erano sostenute da un'economia basata sull'agricoltura, la pastorizia e la pesca. I campi verdi erano coltivati con cereali, legumi e frutta, mentre gli animali pascolavano liberamente nelle vaste terre. Ma la Sicilia non era solo agricoltura e pastorizia. La sua posizione nel cuore del Mediterraneo la rendeva un nodo cruciale per scambi commerciali. Prodotti, idee e culture si intrecciavano, rendendo l'isola un vivace centro di interazione culturale. La spiritualità aveva un ruolo centrale nella vita quotidiana. Attraverso gli scavi archeologici abbiamo scoperto luoghi di culto, altari e offerte votive, testimonianza di un popolo profondamente religioso. Le divinità adorate erano spesso legate alla natura, alla fertilità e ai cicli della vita. Superato il periodo presiculo o litico, subentra il primo periodo siculo, che getta le basi per la comprensione dell'evoluzione dei siculi. Questo periodo, che abbraccia l'età del rame e la prima età del bronzo, rappresenta un capitolo cruciale nella storia siciliana, segnando una transizione dalla semplice agricoltura e caccia a società più complesse e interconnesse. L'età del rame, nota anche come calcolitico, rappresenta una fase di transizione tra l'età della pietra e l'età del bronzo. Durante questo periodo, le comunità in Sicilia iniziarono a sperimentare con la fusione la lavorazione del rame, portando a sviluppi significativi nella tecnologia e nell'artigianato. Questa fase ha visto anche un aumento delle interazioni commerciali con le regioni circostanti, in particolare con il Mediterraneo orientale. La prima età del bronzo segna un'evoluzione significativa nella storia siciliana. Durante questo periodo, i siculi, insieme ad altri gruppi indigeni, iniziarono a stabilire insediamenti più permanenti e fortificati. La fusione del bronzo divenne una pratica comune e gli strumenti e le armi prodotti da questo metallo divennero essenziali per la vita quotidiana e la guerra. Gli insediamenti dei siculi erano spesso situati in posizioni strategiche, come alture o vicino a risorse d'acqua. Questi insediamenti erano circondati da mura difensive e torri, riflettendo l'importanza della difesa in un periodo di crescenti tensioni e conflitti. I siculi, come menzionato, erano uno dei principali gruppi indigeni della Sicilia durante il periodo protostorico. Essi giocarono un ruolo chiave nello sviluppo culturale e tecnologico dell'isola. La loro presenza è attestata da numerosi reperti archeologici, tra cui utensili, armi e resti di insediamenti. Durante il periodo protostorico, i siculi entrarono in contatto con altre culture del Mediterraneo, come i Micenei e i Minoici. Queste interazioni influenzarono notevolmente la cultura sicula, portando a un'adozione di nuove tecnologie, stili artistici e pratiche religiose. In sintesi,
il periodo protostorico siculo rappresenta una fase fondamentale nella storia della Sicilia, segnando l'emergere dei siculi come una delle principali forze culturali e politiche dell'isola. Il secondo periodo siculo rappresenta un momento fondamentale nella storia dei siculi, gli antichi abitanti della Sicilia prima dell'arrivo dei Greci. Questa fase, che va dal XXII secolo avanti Cristo al XIV secolo avanti Cristo, ha visto profonde trasformazioni nella vita dei siculi. Nel corso di questo periodo, la produzione di utensili e oggetti in bronzo ha conosciuto una notevole evoluzione. La ceramica, con le sue decorazioni geometriche e stilizzate, ha raggiunto livelli di grande raffinatezza. Parallelamente si sono sviluppate nuove tecniche di fusione e lavorazione del metallo. In questo periodo gli insediamenti si sono espansi, diventando più grandi e strutturati. Molti di questi erano fortificati con mura robuste, un chiaro segno di un'epoca segnata da tensioni e conflitti. Questi centri abitati erano spesso situati in luoghi strategici, come le alture o vicino alle coste. Gli insediamenti del secondo periodo siculo sono caratterizzati da una serie di evoluzioni rispetto al primo periodo. Durante il secondo periodo siculo, gli insediamenti si sono sviluppati in modo più strutturato e organizzato. Tra i principali insediamenti e ritrovamenti di questo periodo possiamo menzionare la necropoli di Pantalica. Questa è una delle più importanti necropoli della Sicilia e contiene oltre 5.000 tombe scavate nella roccia tra il XIII e il VII secolo avanti Cristo. È stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2005. Thapsos, un importante sito archeologico situato sulla penisola di Magnisi, vicino a Siracusa, è noto per le sue tombe a camera e per i tanti reperti. Cozzo Matrice, un altro sito archeologico di rilievo situato a Mineo. Qui sono state scoperte numerose strutture abitative e tombe. La società sicula ha iniziato a mostrare segni di stratificazione con l'emergere di classi dominanti. Queste élite controllavano risorse preziose e avevano un ruolo centrale nella gestione delle comunità. Dal punto di vista religioso si rileva un profondo legame con il culto degli antenati e della natura. Le tombe monumentali dell'epoca testimoniano l'importanza data ai rituali funerari e alla memoria dei defunti. I siculi adoravano diversi dei, ma uno dei principali era Adranos, una divinità legata al fuoco e ai vulcani. Era particolarmente venerato nella città di Adrano, dove a lui era dedicato un tempio. Adranos era considerato il protettore della città e veniva rappresentato come un vecchio con una barba fiammeggiante. I siculi, inoltre, hanno ampliato i loro orizzonti, stabilendo contatti con altre culture del Mediterraneo, come quella dei Micenei in Grecia. Questi scambi hanno influenzato profondamente la loro cultura e le loro tradizioni. Concludendo, il secondo periodo siculo è stato un'epoca di crescita e consolidamento per i siculi, una fase in cui hanno rafforzato la loro identità, interagito con altre culture e gettato le basi per i futuri sviluppi nella storia siciliana. Il terzo periodo siculo, noto anche come l'età del ferro, rappresenta una fase cruciale nella storia dei siculi. Questo periodo segna una transizione significativa nella loro cultura, economia e interazioni con altre civiltà. L'età del ferro, come suggerisce il nome, è caratterizzata dall'introduzione e dalla diffusione dell'uso del ferro. Questo ha portato a miglioramenti significativi nella produzione di utensili, armi e altri oggetti. La lavorazione del ferro ha permesso ai siculi di produrre attrezzi più resistenti e affilati, che hanno influenzato sia la vita quotidiana sia le attività belliche. Durante il terzo periodo siculo ci fu un aumento delle interazioni con altre civiltà, in particolare con i Greci e i Fenici, che stabilirono colonie lungo le coste della Sicilia. Queste interazioni hanno portato a scambi culturali, commerciali e talvolta a conflitti. Questo periodo, inoltre, ha visto un aumento della complessità urbana. Le comunità si sono espanse e si sono sviluppate in centri urbani più strutturati. Questo sviluppo è stato influenzato sia dalle innovazioni tecnologiche, sia dalle interazioni con altre culture. La religione e le pratiche spirituali dei siculi subirono trasformazioni durante l'età del ferro. L'influenza delle culture vicine, come quella greca,
ha introdotto nuovi concetti e divinità nel pantheon siculo. L'economia dei siculi divenne più diversificata durante il terzo periodo siculo. L'agricoltura rimase una componente fondamentale, ma l'artigianato, il commercio e le attività marittime assunsero un ruolo più prominente. Nel terzo periodo siculo, la necropoli del Monte Finocchito, situata vicino a Noto, emerge come un esempio significativo di questo periodo. Questo villaggio, strategicamente posizionato per la difesa, dominava diversi passaggi e la sua necropoli si estendeva lungo i versanti meridionali della montagna. L'abilità nella costruzione delle tombe suggerisce l'uso di strumenti più avanzati rispetto ai periodi precedenti, forse asce e scalpelli di ferro. In termini di manufatti, si osserva una combinazione di produzioni locali e straniere. Mentre alcuni vasi erano chiaramente di produzione locale, altri mostravano influenze proto-elleniche. Una scoperta notevole è stata quella di tre piccoli scarabei, simili a quelli trovati nelle tombe greco-arcaiche dei secoli VIII e VII. Virgilio fa riferimento a un altare dedicato ai palici, situato in un bosco lungo il fiume Simeto, descritto come un luogo sacro e ricco di offerte. Il mito alla base di questo culto, come spiegato da Ravisio, riguarda la ninfa Talia, che, incinta di Giove e temendo la gelosia di Giunone, avrebbe chiesto alla terra di aprirsi per proteggerla. Da questa apertura sarebbero emerse le sorgenti, che divennero note come i laghetti palici. Diodoro Siculo descrive i fenomeni naturali associati a questi laghetti, mentre Ovidio e Virgilio narrano la leggenda dei gemelli palici. In origine, questi gemelli erano considerati figli del dio Siculo Adrano e della ninfa Etna. Tuttavia, versioni successive del mito li presentano come figli di Efesto o di Talia e Zeus. Il culto dei palici era di fondamentale importanza per i siculi, tanto che Ducezio, un leader siculo, decise di fondare la città di Palichè vicino a questi laghetti, designandola come capitale del suo regno. Un aspetto particolarmente interessante della religione sicula riguarda la loro concezione della morte. Alcune iscrizioni in lingua sicula, trovate su tegoli di argilla ad Adrano, suggeriscono che i siculi potrebbero aver creduto nella reincarnazione e nella resurrezione, concetti che sarebbero emersi secoli prima dell'avvento del cristianesimo. Nell'VIII secolo avanti Cristo, dopo aver preso il controllo del piccolo centro commerciale di Ortigia, nacque una delle città più importanti della Sicilia, Siracusa. La sua fondazione viene attribuita a tre possibili date, 756, 733 e 710 avanti Cristo. Inizialmente la città fu governata da un'aristocrazia, ma nel V secolo avanti Cristo la sua storia cambiò radicalmente. Gelone, che era già stato tiranno di Gela, assunse il controllo di Siracusa, trasformando la sua struttura politica in una tirannide, simile a quanto era accaduto a Corinto. Anche Megara Iblea, un'altra città siciliana, subì un destino simile nel 480 avanti Cristo. Gelone di Siracusa, sfruttando la sua posizione di potere e alleandosi con suo fratello Gerone di Gela e suo suocero Terone di Agrigento, estese il suo dominio sull'intera Sicilia orientale. Questa regione, che comprendeva territori come Catania, Etna e Adrano, era conosciuta come il Regno Perduto di Iblone. Ducezio, nato nel 488 avanti Cristo vicino a Nea, l'odierna Noto, o Amene, l'attuale Mineo, emerge come una figura centrale nella resistenza dei siculi contro l'oppressione ellenica. Dimostrò le sue abilità militari quando partecipò all'assedio di Aitna, costringendo la popolazione a rifugiarsi ad Inessa, ribattezzata poi Aitna. Il suo periodo di dominio, tra il 461 e il 440 avanti Cristo, è stato definito come il momento della migliore autocoscienza dei siculi. In questo periodo, Ducezio guidò i siculi in numerose campagne contro i principali centri sicilioti della Sicilia centro-orientale. Dopo aver ottenuto vittorie significative, come quella contro Etna, Ducezio si proclamò leader di una lega sicula, diventando di fatto il re dei siculi. Fondò Palichè, la fece capitale del suo regno e conquistò altre città come Agnone. Tuttavia, nel 450 avanti Cristo, subì sconfitte a Nomai e a Motion, che lo portarono all'esilio a Corinto.
ritornò in Sicilia nel 444 a.C., fondando Caleacte presso l'odierna Caronia, seguendo le indicazioni di un oracolo. Morì 4 anni dopo, coincidendo con la distruzione di Palichè. La storia di Ducezio è narrata in dettaglio da Diodoro Siculo, che divide la sua epopea in 2 parti principali, le vittorie e l'ascesa al potere, e il suo esilio seguito dal ritorno e dalla morte. Dopo aver attraversato secoli di storia, cultura e resistenza, la fine dei Siculi rimane avvolta in un velo di mistero. Con l'avanzare delle colonie greche e l'espansione dell'impero romano, la cultura e l'identità dei Siculi iniziarono a mescolarsi e a fondersi con quelle delle popolazioni dominanti. Nonostante abbiano resistito con tenacia, mantenendo le proprie tradizioni e la propria lingua per lungo tempo, alla fine, come molte altre antiche civiltà, i Siculi furono assimilati. La loro lingua e molte delle loro tradizioni si estinsero, ma il loro spirito e il loro retaggio vivono ancora nelle tracce archeologiche, nelle storie e nella cultura siciliana. La scomparsa dei Siculi ci ricorda la natura effimera delle civiltà e l'importanza di conservare e onorare il nostro patrimonio storico. In questo viaggio attraverso la storia dei Siculi abbiamo esplorato le loro origini, i periodi cruciali della loro esistenza e le figure chiave che hanno segnato il loro destino. Grazie per averci seguito in questo emozionante viaggio attraverso la storia dei Siculi. Alla prossima avventura!